Ciao a tutti ragazzi, ecco un Land Rover d'epoca dalle parti di Napoli, dai paesini di Napoli. Vicino Salerno, diciamo. D'epoca. Proprio in uno stato di degrado. Te lo dedico, Marvin. Credo a fare, te lo dedico a te. Anche la vecchiaggio lo dedico. Proprio se lo vuoi aprire, non si può aprire per entrare di dentro, però. Gustatelo così, Marvin. Le gomme qua. Land Rover, che non so che Land Rover è. Questo di sotto. La ruggine proprio non gli manca. Gli alberi. Hanno deciso di piantare gli alberi nella Jeep. Gli animali gli fanno compagnia, come questa lucertola qua. Saluta! Saluta pure tu, sei in diretta. Questa è la gomma di dietro. Questo è il di dietro. Hanno deciso pure di buttare l'immondizia vicino al Land Rover. Qua di dentro non si vede bene, però. Questo è il tetto di sopra. Rami secchi e passiamo all'altro avvistamento. Trattore d'epoca Fiat. Gustatelo, Marvin. Questo diciamo non è proprio degrado, si vede un po' che è degrado, ma non come il Land Rover là sotto. Questo è il trattore. Trattore Fiat, il cambio tutto, pure il portachiave della CSM preziosa, questo è il di dietro del trattore Fiat. Un Fiat 540 DTH, come dice il fregio, purtroppo in stato di degrado, ma non come il pick-up, diciamo, da poco poco. Quello in stato di degrado è il pick-up qua. Ecco qua ragazzi, pick-up, non pick-up, diciamo Jeep, ecco qua ragazzi, Jeep Land Rover e trattore Fiat 540 DTH, lo dedica a tutti gli appassionati di trattori d'epoca, il trattore. Invece il Land Rover lo dedica a tutti gli appassionati di Land Rover d'epoca, e il trattore oltre che dedicarlo agli appassionati di trattori vintage, lo dedico anche alla vecchia Joe, che sicuramente gli piace questo ritrovamento. Questo qua. E per di fumo, dove c'è l'agriturismo di Pino. Ecco qua.